Sulla sommità della collina di Arenaria di Gwalior, a 1 chilometro di distanza dal palazzo Man Mandir, si trovano 2 templi in splendida posizione panoramica, in prossimità delle mura orientali. Sono i bellissimi templi di Sasbau, riccamente decorati e con torri piramidali andate in parte distrutte. Stilisticamente simili, la loro architettura ricorda i templi jainisti e risalgono all'XI secolo. Lo si deduce da una iscrizione in sanscrito nel tempio più grande. Il tempio di Sas si eleva sopra un grande basamento ed è una meraviglia architettonica per il gioco dei volumi dei diversi piani. Il tempio è riccamente decorato con bellissime sculture, bassorilievi, altorilievi, ricami e decori con dettagli di valore artistico impressionante. Brahma, Vishnu e Sarasvati sono sopra la porta di ingresso. Le sculture ricoprono non solo le pareti esterne, ma anche tutte le superfici interne. Le pareti e gli architravi sono finemente scolpiti, anche se in parte rovinati. Il tempio è dedicato a Vishnu, e le danzatrici che danzano per Vishnu scolpite sulle colonne sembrano quasi prendere vita. Il tetto circolare, adornato da una meravigliosa scultura a fiore di loto, è sostenuto da 4 imponenti colonne. Peccato che le sculture siano state rovinate a colpi di martello durante la conquista del forte di Gwalior da parte dei sultani musulmani di Delhi. Quasi tutte le statue sono prive degli arti e hanno il volto sfigurato. Fortunatamente gli atti vandalici si sono limitati ai livelli inferiori. Entrambi i templi richiamano i turisti, anche locali, per il loro indubbio valore artistico. Non sono però frequentati dai devoti come luoghi di culto. Infatti nessun vessillo sventola sulla loro sommità proprio ad indicare un luogo sacro, così come mancano le statue all'interno del Sancta Sanctorum. Non vi è nessun bramino a officiare qualche puja e non si può cogliere l'intensa spiritualità che permea la vita di tutti i giorni dei fedeli indù. Il tempio di Bau è più piccolo e più recente del tempio gemello, ed è dedicato a Shiva. La pianta è a forma di croce, il portico è aperto e molto ventilato. Il tetto a forma di piramide è sostenuto da colonne ottagonali con danzatrici scolpite, ma anche queste sono state deturpate e mutilate. Infatti anche questo tempio è stato gravemente danneggiato dalle numerose invasioni e guerre indù-musulmane nella regione.
Il nome dei due templi non farebbe riferimento a Sas, suocera e Bau, nuora, ma sarebbe la forma abbreviata di Sahastrabau che si riferisce a Vishnu con mille braccia. Infatti il tempio più grande è dedicato a Vishnu. Secondo l'altra storia invece si dice che la moglie del re fondatore del tempio fosse una devota di Vishnu e che fece costruire un altro tempio, accanto al primo, per la nuora che era adoratrice di Shiva. Da qui il nome di Sasbau, che significa della suocera e della nuora. La cittadella di Gwalior ospita anche l'antico tempio Telika Mandir del IX secolo, costruito dalla casta dei venditori di olio, da qui il nome. È una imponente struttura la cui torre svetta fino ad un'altezza di 24 metri e ricorda i Gopuram dell'India del Sud. Il santuario è rettangolare, invece del tipico quadrato, ed è il più antico tempio indù con una pianta rettangolare sopravvissuto nell'India centrale. Le pareti del tempio hanno numerose nicchie per le statue, ma ora è tutto vuoto, ed è il regno dei pipistrelli. Anche questo, come i due templi gemelli di Sasbau, non è un tempio utilizzato per il culto. Il tempio mostra segni di ingenti danni perché fu gravemente danneggiato nelle incursioni dei vari eserciti musulmani.